La vita ricomincia dopo i 65 anni. Se si dovesse immaginare uno slogan per racchiudere tutte le iniziative programmate dall'Hauser di Trani, questo potrebbe calzare a pennello, perché solo così si riuscirebbe a rappresentare il dinamismo dell'associazione, confluito nel progetto per l'invecchiamento attivo, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud. La ricca agenda di appuntamenti e di iniziative è stata illustrata durante un incontro a Villa Guastamacchia, la location ideale per valorizzare la terza età, renderla parte attiva della città di Trani, come sottolinea l'assessore alle politiche sociali Felice Di Lernia. Noi dobbiamo superare, supereremo e l'Hauser supererà la logica meramente, come dire, di occupazione del tempo libero. Questo è, diciamo, il minimo. Il minimo sindacale. C'è uno spazio, si gioca a carte, si balla, punto. Ecco, questo è il minimo al di sotto del quale non si può andare, ma che non ci accontenta assolutamente. Abbiamo, non più tardi di una settimana fa, inaugurato in questo centro una biblioteca con oltre 1000 testi. Questa biblioteca entra nel circuito bibliotecario urbano. Cioè, cosa vogliamo fare? Vogliamo fare di questa città una grande biblioteca aperta, e non poteva esserci anche una succursale, permettetemi il termine, della biblioteca, del sistema bibliotecario urbano anche qui a Villa Guastamacchia. Questo è un emblema del fatto che si parte dal tempo libero per costruire delle cose. Da questo punto di vista l'Hauser va solo tenuta a freno. E se quella dell'assessore Di Lernia può apparire come una simpatica provocazione, ci pensa il presidente dell'Hauser di Trani, Antonio Corraro, a difendere gelosamente il progetto e tutte le iniziative programmate per i prossimi 2 anni. Noi abbiamo un progetto, fra 2 anni scade il progetto, consegneremo le chiavi al sindaco fra 2 anni e realizzeremo tutto quello che abbiamo programmato: un orto sociale, un gazebo di 130 metri dove faremo la discoteca per i nonni, che chiameremo Nonno Rock, dove ogni sabato i nonni potranno venire a ballare tranquillamente, una pista per bocce e un piccolo angolo per i nostri nipotini. Qui non si gioca solo a carte, ma si fanno anche corsi di formazione, da partire dal PC fino all'inglese, quindi parte tutto un percorso formativo, poi presentazione di libri e non dimentichiamo la branca salute. Faremo un corso stiamo già programmando un corso di primo soccorso con la Croce Rossa, visite oculistiche, visite dell'udito, e procederemo con questo ritmo fino alla fine del mandato. Quindi l'assessore si rassegnasse, ma non riuscirà a fermare l'Hauser.